Grazie al professor Cassese e agli altri organizzatori per avermi invitato. E inizio il mio intervento comunicando alcuni limiti seri che gravano su di esso. Il primo, e sicuramente il più grave, è che faccio la storica del diritto, provo a farla, quindi ho una minor dimestichezza con i dati di diritto positivo. E poi non ho mai lavorato partitamente sulla decretazione d'urgenza. Ho tuttavia lavorato diverso tempo sul fascismo e più recentemente sulle inchieste parlamentari ottocentesche, quindi cercherò di radunare, diciamo, le competenze che mi vengono da questi studi per tentare un discorso vicino al tema del seminario di oggi. Diciamo, il mio intervento si articola su due fronti. Da un lato cercherò di vedere quali sono le immagini della crisi che circolano nella scienza giuridica postbellica. In secondo luogo cercherò di connettere queste immagini della crisi al problema delle fonti del diritto, cioè vedere se e come le immagini della crisi intercettino il problema delle fonti del diritto e, per quanto possibile, della decretazione d'urgenza. Ora, le immagini della crisi. Ora, non c'è bisogno che ve lo dica, ma insomma, crisi è uno di quei vocaboli che inizia ad abitare il lessico dei giuristi nei primi del Novecento e che tuttora non conosce crisi, scusate il bisticcio. Anzi, crisi è uno di quei vocaboli che ha conosciuto un importante arricchimento, progressivo arricchimento del proprio campo semantico, cioè uno di quei vocaboli che si è arricchito sempre di nuovi significati. Ora, è chiaro che interrogarsi, parlare di crisi, è un modo per interrogarsi sulla perdurante centralità regolativa, politico-regolativa, di alcuni strumenti come gli stati, come le leggi, cui si era attribuito, cui la modernità, quantomeno quella continentale, aveva attribuito un ruolo di assoluto rilievo. È altrettanto evidente come parlare di crisi per un giurista primo novecentesco sia il modo, diciamo, per interrogarsi, per segnalare, diciamo, per interrogarsi sul futuro di quello che un po' grossolanamente possiamo chiamare il modello individualistico di convivenza. Cioè, la modernità giuridica continentale si è costruita anche sull'ambizione a polarizzare l'intera dinamica giuridica e sociopolitica intorno a due individualità di potere, l'individuo e lo Stato, il diritto privato e il diritto pubblico. Ora, è evidente che questo modello è pesantemente scosso dal tornante storico novecentesco, cioè diventa sempre più difficile immaginare il diritto privato come orizzonte abitato da singoli, protetti dall'autonomia della loro volontà, e il diritto pubblico come l'orizzonte speculare abitato solo dallo Stato, cioè da un potere che si voleva sovrano, e sovrano perché astratto, perché sufficientemente distante dalle sottostanti dinamiche socio-economiche. Ora, se volessimo, diciamo, compendiare l'idea della crisi con una formula, appunto, semplice, forse grossolana, ma credo abbastanza efficace, potremmo dire che per i giuristi la crisi rappresenta due cose, cioè il troppo Stato nella società e la troppa società nello Stato. Sono questi due poli all'interno dei quali si organizza anche il discorso dei giuristi. Troppa società nello Stato, è facile capire il senso. Il Novecento non è possibile avvicinare il Novecento, capire il Novecento, senza confrontarsi col volto della nuova società di massa. E la società di massa appare anche ai giuristi come una società organizzata e come una società conflittuale. Quindi partiti, sindacati, concentrazioni economiche, sono blocchi di interessi organizzati che non pongono solo problemi di topografia giuridica, dove collocarli, ma che tendono ad alterare sensibilmente anche i contorni tradizionali del diritto privato e del diritto pubblico, ponendo il problema della qualificazione di questa terza zona del diritto, il diritto collettivo, che è un problema in gran parte attuale. Quindi, l'immagine che emerge diffusamente, che è condivisa dalla scienza giuridica, è quella di uno Stato assediato, cioè di uno Stato assediato da questi interessi organizzati che stenta a ritrovare i contorni della propria sovranità, della propria maestà sovrana. Si svela quella che Santi Romano chiamerà il peccato di origine dello Stato uscito dalla Rivoluzione francese,
cioè la sua eccessiva semplicità, un'architettura maestosa, dice Romano, ma incapace di contenere la complessità del nuovo tempo storico. Ora, quello che può essere interessante notare è che la difesa dello Stato non appare un obiettivo dei soli jus publicisti, dei cultori del diritto pubblico che vedono minacciata, diciamo, la propria creatura prediletta, lo Stato, ma è un obiettivo anche del cultore del diritto privato. Anche il cultore del diritto privato è turbato dalla proliferazione degli interessi organizzati, perché questa società organizzata sembra riportare in auge la logica dello status, potremmo dire dal contratto allo status. Cioè, turbare i sonni del privatista è l'idea di una soggettività giuridica conseguibile solo per effetto della inserzione dell'individuo in un gruppo. Cioè, l'individuo acquista una compiuta cittadinanza giuridica solo in quanto appartenente ad un gruppo. Quindi, diciamo, dall'autonomia della volontà all'appartenenza. Dice Filippo Vassalli, queste pensavamo fossero cose sepolte nei domini, nello storico, no? Nello stesso brano citato appena ora dal professor Cassese. Quindi l'invocazione allo Stato, anche per il jus privatista, è l'invocazione verso l'unico potere ritenuto tuttora capace di identificare un interesse qualificabile come generale, cioè una zona della convivenza preservata per quanto possibile dagli attacchi degli interessi sezionari e quindi uno dei poteri incaricato di salvare, diciamo, l'individuo dalla sua fagocitazione, dal suo assorbimento nel gruppo. Lorenzo Mossa, che per tanti anni ha insegnato in questa università, era chiaramente un antistatualista, però auspica uno Stato forte, dice, vigile guardia contro gli abusi dell'economia. Quindi la libertà del soggetto, l'autonomia del soggetto richiede uno Stato che non sia mero arbitro delle forze in gioco. L'altro lato della crisi, troppo Stato nella società, anche qui è chiaro. In questo caso è la prima guerra mondiale ad essere identificata come un punto di rottura. Ascarelli parla della vera fine del XIX secolo, Filippo Vassalli della più grande crisi del diritto privato, Lorenzo Mossa dell'apertura di una nuova storia. Questo, il complesso normativo bellico, si origina da due leggi delegate del 15 e produce moltissimi decreti legge. Ve l'ha detto prima il professor Cassese, io ho trovato questo dato, solo nel 1919 sono più di 1000 i decreti legge emanati. Ora, questa legislazione fa impressione al cultore del diritto privato, non solo al cultore del diritto pubblico, perché fa aleggiare lo spettro della funzionalizzazione dei diritti individuali. Cioè, questo Stato che interviene sul terreno dell'economia non si limita a comprimere l'autonomia individuale, non si limita a sottrarre facoltà, diciamo, all'autonomia contrattuale degli individui, ma tende a dire all'individuo cosa fare con i propri beni, coltivare un campo, far produrre certi beni a un'industria. Ho in nota segnato molti di questi decreti che hanno questo timbro. Quindi l'idea è quella che l'esercizio del diritto individuale non sia più rimesso alla libera volontà dell'individuo, ma debba e possa essere parametrato a qualcosa che sta fuori dalla volontà individuale, quindi a un interesse pubblico. Ora, queste in sintesi, diciamo, le immagini della crisi. Tento ora di connettere queste immagini al problema delle fonti. Ora, privatisti e pubblicisti tendono a dipingere la crisi delle fonti come crisi della legge. E questo non stupisce. La legge non è una fonte tra le altre per la modernità giuridica, è uno dei grandi idoli della modernità giuridica. Esprime l'ambizione alla redazione di un diritto semplice e chiaro, all'unificazione del soggetto di diritto, e quindi da questo punto di vista la legge è il varco privilegiato per strutturare in un certo modo la convivenza. Individuo e Stato, diritto privato e diritto pubblico. La legge è comando generale astratto ed è uno dei veicoli per, diciamo, strutturare un patto di non interferenza, diciamo, tra privato e pubblico, tra individuo e Stato. E non è casuale che la storiografia abbia visto nei codici civili la vera costituzione, no, delle società liberali. Ora, attraverso
attraverso uno sforzo di semplificazione, mi sembra di poter dire però che il riferimento alla crisi delle fonti dia vita ad almeno due letture, correlate ma non coincidenti, due letture che valgono, almeno in parte, a distinguere la voce dei jus privatisti e dei jus pubblicisti. Mi spiego. Mi sembra infatti che dal punto di vista dei jus privatisti, dei cultori del diritto privato, il riferimento alla crisi della legge tende a sollevare soprattutto la questione dei contenuti dell'atto normativo. Di che cosa dice l'atto normativo e questo complesso normativo bellico? Sotto la specie di una legislazione, di un complesso normativo di decreti che hanno contenuti minuti, dettagliati. Francesco Ferrara dice che la legislazione bellica è attaccata alla buccia dei fatti, impigliata nei dettagli. Quindi per il jus privatista il vero problema è che questi contenuti entrino nell'ordinamento, non quale sia la porta attraverso la quale entrano. Sia essa la legge, il decreto, cioè il problema è che non si riconoscono più le linee tradizionali del diritto privato, quale sia la porta, diciamo, che consente l'ingresso nell'ordinamento di questi contenuti nuovi. Quindi la crisi della legge per il privatista è soprattutto la fine della generalità ed astrattezza del comando legislativo, è lì il vero problema su cui lavorare. Mentre mi sembra che il punto di vista dei jus publicisti, e qui tendo ad articolare un po' più il discorso, mi sembra che per i jus publicisti sia invece centrale il problema del tipo di fonte attraverso la quale questi contenuti entrano nell'ordinamento. Perché è il tipo di fonte, l'indice capace di dire qualcosa sulla relazione tra i poteri dello Stato. Cioè ad interessare il jus publicista è il tipo di relazione tra poteri dello Stato che, diciamo, anche la decretazione d'urgenza pone di fronte al giurista. Più che i contenuti, quindi, mi sembra che al jus publicista interessi la fonte e questo è dimostrato dal fatto che i jus publicisti tendano a riunire in un'unica casella anche fenomeni molto diversi di a cui si origina l'esercizio del potere normativo dell'esecutivo. Cioè leggi delegate, decreti legge, stato d'assedio sono tre fattispecie non sufficientemente distinte, almeno fino alla fine dell'Ottocento, proprio a testimonianza che ai jus publicisti interessava il fatto che quelle norme venissero dall'esecutivo, cioè il potere che le emanava, più che i singoli contenuti. Ora, mi sembra quindi che il problema vero per il jus publicista sia rappresentato dal rapporto tra poteri dello Stato. E mi sembra che lo stesso ruolo riservato alla legge scaturisca dal ruolo riservato al Parlamento nella complessiva architettura dei poteri dello Stato. Questo lo dico per la scienza giuridica secondo ottocentesca, poi cerchiamo di capire se cambia qualcosa col primo dopoguerra. Cioè il ruolo riservato alla legge è parte integrante di quel modello Stato-parlamentare che la scienza giuridica postunitaria tenta faticosamente di mettere a fuoco. Cos'è lo Stato parlamentare per la scienza giuridica postunitaria? È lo Stato rappresentativo, ma è soprattutto lo Stato del governo responsabile anche di fronte all'Assemblea parlamentare. È lo Stato del governo di gabinetto, legato a una doppia corrente di fiducia alla Camera e al Re. La grande scommessa teorica della scienza giuridica postunitaria è nel senso di costruire in un certo modo la relazione tra Parlamento ed esecutivo. Come? Evitando da un lato la prospettiva di un deciso antagonismo tra Parlamento e governo, che avrebbe rimesso il governo in balia delle maggioranze variabili del Parlamento. Dall'altro lato però la scienza giuridica tenta anche di evitare che la relazione tra Parlamento ed esecutivo possa essere ricondotta a un'ipotesi di connivenza, diciamo, opportunistica tra i due poteri, a uno scivolo diretto, troppo diretto, tra maggioranza parlamentare e governo. Quindi la sfida della scienza giuridica postunitaria è quella di instaurare una relazione sorvegliata tra Parlamento e governo.
una relazione bilanciata. Ora, all'interno di questa delicata alchimia tra poteri dello Stato, il potere normativo dell'esecutivo non viene sempre ben visto, perché appunto rischia di alterare questa relazione tra poteri dello Stato. E quali che siano le posizioni espresse al riguardo, favorevoli o contrarie, se ne auspica diffusamente una delimitazione maggiore, quantomeno sotto il profilo delle materie che legittimano il ricorso a questi poteri e dei termini entro i quali questo potere normativo può essere esercitato. Ancora una volta, questa delimitazione si auspica per evitare un doppio tipo di inconveniente, cioè evitare sia gli abusi del potere esecutivo, ma anche una sonnolenza irresponsabile del Parlamento che deleghi il proprio potere normativo all'esecutivo. Quindi, di nuovo, il tentativo è quello di tenere in equilibrio i due poteri. Quello che voglio dire è che mi sembra che la preminenza della fonte legislativa sia argomentata in riferimento a questo dosaggio interno tra poteri dello Stato, in conformità, diciamo, di un'idea di Costituzione ottocentesca che vede la Costituzione come Staatsverfassung, cioè come Costituzione, come organizzazione dei poteri dello Stato. In poche parole, mi sembra che la difesa della prerogativa parlamentare non venga argomentata in riferimento alla supremazia del potere eletto rispetto a poteri aventi altra origine e altra formazione. Io credo che uno dei grandi problemi posti dal diritto odierno per quanto riguarda l'uso o l'abuso della decretazione d'urgenza sia rappresentato dal fatto che questa forma di normazione del potere esecutivo scavalca o comunque tende a comprimere la mediazione parlamentare, cui si riconosce un ruolo decisivo in virtù del principio della sovranità popolare. Quindi l'organo elettivo ha una identità propria e inconfondibile. Ora, sia chiaro, anche il giurista secondo ottocentesco, tardo ottocentesco, parla di rappresentanza popolare e vede nel Parlamento l'organo della rappresentanza popolare. Tuttavia, questa idea di rappresentanza si lega sempre all'idea di un Parlamento che è soprattutto interprete del bene comune. Potremmo dire, più che rappresentante, interprete. Cioè il Parlamento è il soggetto chiamato a interpretare il moto della storia, è espressione di un'élite chiamata a interpretare il bene comune e a tradurlo anche attraverso gli atti legislativi. Cioè non c'è un legame fondativo, costitutivo tra società e Parlamento, il che avrebbe richiesto di accedere all'idea della sovranità popolare, che invece resta estranea agli orizzonti del giurista ottocentesco. E resta estranea non solo all'orizzonte orlandiano della rappresentanza vista come designazione di capacità, ma resta estraneo anche ai cosiddetti non orlandiani. Mi avvio a concludere. Ora, nel modello liberale, la storia ha un ruolo cruciale. Perché è la storia, è la stessa evoluzione, perché lo stesso Stato parlamentare è frutto di una evoluzione in via consuetudinaria dello Statuto. Cioè il transito dal monarchico costituzionale puro, no, allo Stato parlamentare è avvenuto per unanime asserzione della scienza giuridica in virtù di una evoluzione consuetudinaria. Ora, è anche noto che lo Stato italiano è nato, si può dire, sotto la stella dell'emergenza. Cioè i poteri normativi del potere esecutivo sono stati una costante di tutta la storia unitaria italiana e anche subalpina, per la verità, con un'impennata di fine secolo e poi durante la Prima Guerra Mondiale e successivamente. Quello che mi chiedo è quindi se si possa parlare di una radicazione in via consuetudinaria, di cui parlava Rocco, del potere di normazione dell'esecutivo. Cioè la consuetudine, che ha un ruolo così importante nell'ideario del pubblicista, è idonea a fondare anche i poteri normativi dell'esecutivo? In realtà la risposta della scienza giuridica è piuttosto scettica. Cioè mi sembra che non si...
non si accetti una radicazione in via consuetudinaria, proprio perché questa avrebbe alterato quel dosaggio tra poteri dello Stato in cui si faceva consistere la stessa possibilità di definire uno Stato come liberale. La consuetudine e la necessità di cui parlano i giuristi liberali non coincide infatti mai col mero accumulo di una prassi, ma è sempre riferimento a un atto, un fatto vagliato dal tempo. Cioè la consuetudine è vista come portato inevitabile dell'evoluzione storica nel quadro di quella che è stata chiamata da Pietro Costa una concezione ottimistica della storia, e la stessa necessità è una specie di consuetudine che prescinde dall'operare del tempo ma che ha una razionalità intrinseca, non può mai coincidere, no, con la volontà potestativa di un potere, neanche del potere esecutivo. Ora questo quadro però si sfalda e entra in crisi, e qui veramente concludo, nel periodo bellico e postbellico. I sogni del pubblicista sono molto turbati da alcuni fatti: il suffragio universale, la riforma in senso proporzionale del sistema elettorale del 19, la riforma dei regolamenti della Camera, che prevedono che nel 20, che alle commissioni parlamentari si acceda in base all'appartenenza partitica, quindi è in proporzione, no, alla forza dei diversi partiti in Parlamento. Quindi i partiti, questi interessi organizzati, entrano nella cittadella dello Stato. Il motivo antiparlamentare che già serpeggiava si consolida, il Parlamento sembra sequestrato o in balia di questi interessi sezionari. Lo spostamento progressivo di potere verso l'esecutivo, poi consacrato dalla legge del 25 sulle prerogative del capo del governo, viene diversamente interpretato dalla scienza giuridica. È curioso vedere, per esempio, come Orlando, che pure era così possibilista nei primi del Novecento, nel 25, in un suo articolo ancora sui decreti legge, dica: occhio, l'articolo 6 dello statuto non si tocca, integra un punto di rigidità dello statuto. Sebbene carta flessibile, però, come dire, quello è uno dei punti che non si può toccare. E lo stesso Orlando nel 25 si dimette, come è noto, da parlamentare, perché non accetta questa supremazia del partito, che lui reputa una supremazia del partito. Gaetano Mosca pronuncia delle parole importanti nel 25, rifiuta il proprio voto al Senato alla legge, dicendo: questa legge altera, dà vita a un altro tipo di Stato. Dice: io che sono stato sempre così critico verso il regime parlamentare, non credevo di doverne pronunciare l'elogio funebre. A suoi occhi il regime parlamentare appare, lui dice espressamente, un regime di libertà. Esatto, un po' tardi, ma come dire. E quindi altri giuristi, come per esempio lo stesso Santi Romano, Mortati, sia pure per ragioni molto diverse, invece vedono in questo spostamento dell'asse sul governo un modo, diciamo, per salvare l'autorità dello Stato, per restaurarne la maestà sovrana, sia pure da punti di vista diversi. E adesso veramente concludo. Allora, noi si può vedere una continuità nella prassi, un ricorso costante alla decretazione d'urgenza. Si può parlare anche di una continuità nelle immagini del potere, cioè il fatto che il Parlamento si presenta fino all'Italia repubblicana come interprete e non rappresentante. Mi sembra che certa storiografia abbia teso a ricostruire un'unica linea di continuità. No, ecco, io su questo sarei un po' scettica, perché è vero che il fascismo amplifica al massimo l'idea del Parlamento interprete e formatore della coscienza nazionale, come dimostrato dal progressivo svilimento della funzione elettorale, culminato nel 39 con l'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, cui non si accede appunto per scelta elettorale, ma in virtù delle cariche ricoperte nelle organizzazioni di regime. Quindi è vero che il Parlamento, come dire, amplifica al massimo questa sua veste di interprete. Tuttavia, questo svilimento della funzione parlamentare, l'incremento dei poteri del capo del governo, non suppone, come era nell'ideario liberale, la volontà di distanziare Stato e società,
ma suppone una organizzazione capillare della società, l'insediamento del partito unico nella società di tutte le organizzazioni dipendenti dal partito unico, e in questa apprensione statuale della società doveva consistere il quid proprium della scommessa totalitaria. Quindi il Parlamento fascista non ha dietro l'esigenza di prendere le distanze dalla società, ma ha una catena di organizzazioni sociali che pretendono di realizzare, diciamo, una linea unica dalla società al capo del governo, duce del fascismo. E questo, secondo me, è testimoniato dal fatto che nella pubblicistica di regime, nei giuristi di regime, la legge torna ad essere una fonte tra le altre. Perde quella centralità simbolica e ideale che aveva avuto per molti secoli e diventa un anello mediano tra i principi generali dell'ordinamento giuridico fascista e le norme di dettaglio, le cosiddette norme corporative. Quindi perde quella capacità di, come dire, strutturare, dar corpo a una certa concezione delle relazioni tra privato e pubblico. Grazie. Molte grazie, è una relazione che credo ci ha mostrato, una densa relazione che ci ha mostrato i rapporti problematici tra la costruzione dell'ordinamento costituzionale e le sue pretese rigidità, la scienza giuridica che lo interpreta e la storia che preme per cambiarlo. Credo che sia una via molto produttiva di comprensione del fenomeno che ci interessa.